Fermo lì che ti vengo a prendere. Mi devo preoccupare? No, no, non ti preoccupare, ormai sono padrone del mezzo. Apocalypse Now proprio, ma che roba. Sì, sai cosa, sai però quella cosa veramente non mi piace di questo gioco? Sì. Che esce tra un po'. Tra un mese? Due? Tra un po', tra un po'. Neanche un mese, perché c'è il 7 marzo. Ecco, un'altra cosa che non mi piace sono i crash. Questo, infatti, vedo sempre aver lasciato una partita e l'elicottero sta impazzendo da solo. Ottimo, ottimo. Giusto il tempo di dire che aspetto questo gioco. Lo prendo. È giusto il tempo di dire, porca miseria, che... L'ho preso io. Unisciti alla mia partita adesso. Adesso dammi tempo. Ricordiamo che è una beta, quindi insomma ti stanno queste cose. E tra l'altro, essendo io da solo, sono comparsi anche i tre giocatori sull'aereo da solo, così all'istante. Ah, bene. Aspettami che arrivo. Ah, ecco qui. Ah, siccome tu mi hai già ucciso una volta atterrandomi sopra la testa con l'elicottero. Guarda che ti confondi con te. No, no, eri tu che rimbalzandomi addosso mi hai accoppato. Non è vero, menti sapendo di mentire. Vada ragioniere. I cavi della corrente non fanno niente. Hai sfondato i cavi della corrente. Infatti stavo notando che non combinano niente. No, dobbiamo rubare l'aereo. Quindi arriviamo cattivi e facciamo cosa dobbiamo fare? Sì, allora resta fermo un attimo che vediamo se riesci a taggare da qua. Fermo che puoi, perché uno sì, okay, vedo che l'hai taggato, sì. Bella, si stanno un po' incazzando, Sì, ho notato. Dovresti sparargli tu adesso, guarda. L'unica cosa è che non so dove spara. Non ho meno. No, perché no, devi cabrare, ecco, bravo, così. Vai un po' indietro e sventagliali come se non ci fosse un domani. Non così, non scendere, porca miseria. Ma io non vedo più nessuno. Che fico. Aspetta che mando il drone. Vai. Uso il drone. Sembra libero, però. Mi sembra strana la faccenda, mi puzza. C'è una cassa dentro là che si può anche recuperare. Mi puzza e non puoi essere te perché non siamo nella stessa casa. Quindi. Ma poi non è genital adjusting. Ah, che mamma mia! Mamma mia. Ci sono delle risorse qua intorno? Qua. Abilità. Dite che l'SB ne distribuisce molto. Ah, ecco, io vengono anche te. Per esempio. No, no, io l'ho preso prima, sai quando ti dicevo che mi sono schiantato? Sì. Ecco, l'ho preso prima, quel punto abilità lì. Mi fido o ti aspetto giù? Ok, guido io. Ma già, sali. Fuma tutto sto coso. Non ti preoccupare, fidati. Vai. Non mi fido per un cazzo. Opla, vedi, senza l'elicottero davanti non ci si sono riesce. Problemi. Forse si riesce anche. Abbiamo anche le luci. Oh, comunque... campo visivo pazzesco, questo notevole, bisogna dirlo, pazzesco. Peccato che non posso ammirare il panorama perché insomma sto già pensando, abbiamo un problema. Che problema abbiamo? Abbiamo un problema, l'atterraggio. Aia. Non ho la minima idea. Io vedo in basso a sinistra che ho il tasto esci. grazie, questo mi... No, veramente sono sconcertato da... È pazzesco, è incredibile. Cioè, magari è anche un fondale. No, secondo me non è un fondale. Direi di no. No, beh, vedi che comunque i dettagli... Compaiono poco a poco. Sì, c'è un po' di pop-up. Forse però... ecco, la montagna là in fondo potrebbe essere... Andrei a vederla, ma siccome ho visto la pista lì sotto... Adesso, che, allora... essendo una beta comunque non penso non ci faccia andare là in fondo. Questo non credo. Però adesso quello che voglio... Ah, mantieni contro per frenare a atterrare. Cazzo, questo aereo, questa mappa così, sai cosa mi fa venire in mente tantissimo? No? Forte. No? Bud Spencer e Terence Hill. Ah beh. Allora, vediamo... Il problema, caro Valpurius... Da che parte pensi di atterrare, esattamente? È l'allineamento, non riesco a capire come cacchio allinearmi a sta pista. Te la devi tenere alle spalle e poi giri indietro. Sembra facile. Abbia pazienza, sarà un video molto bello. Tutto così. Allora, la pista è lì, quindi se io la cabro un attimo così. Vorrei poi avere la moviola di questo.
Guardalo, guardalo. Guardalo. Aia, aia, aia. No, 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 no. Grande. Mucche, 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 mucche. Ma le mucche corrono in un modo assurdo. Mamma mia. Non so se hai notato quanto corrono le mucche. Guarda che roba. Mamma mia. Grande, Serpa, grande. Non ho la minima idea di come... All'ultimo ho temuto, eh. Per un attimo ho temuto. Anch'io. Anch'io. Bel lavoro. Sono commosso. Ottimo, so. Io avevo pressoché la certezza di... Bello. Di mi tremano un po' le mani. Di mi tremano misteri un po' misteri d'alta quota, però insomma... abbiamo solamente fatto fuori delle mucche. Mi tremano un po' le gambe, però... Bene. Questo è un enorme parco giochi che però funziona veramente bene. È un orologio ben lubrificato. Adesso ne dico un'altra, faccio un altro complimento per vedere se crasha ancora il gioco. No, poi la cosa che aveva... Sai qual è la cosa che... Perché, scusami, che mi piace davvero i tizi tanto? Qua si sono messi armi in mano? Non lo so. Come mai sono su chi va là? Hai sparato per caso? No, sono amici nostri questi qua, eh. Sì, ma perché sono armati adesso? Erano tranquilli fino un attimo fa. Non so, sta arrivando qualcuno. Là in fondo, aspetta un po'. Delle informazioni. Ho visto là in fondo. Oh, delle informazioni, un documento. Mi è sembrato di aver visto uno che correva là in fondo. Però niente, forse sbaglio. Bene. Allora, io prenderei l'elicottero nero. Sgancio medicinali? Sì, perché comunque mi piace l'idea di raccogliere un bel po' di... di risorse. Ma vedi che c'erano dei nemici lì in fondo? Vedi che quel bagliore rossastro? Sulla mappa. Allora vedi che avevo visto bene. C'era qualcosa, lì apparente c'era qualche nemico. Vabbè, comunque. Vabbè, no, noi gli diamo una mano. A chi? Ai Gringos qua. Ma qui però non ho neanche la mitraglietta. Vabbè, scendiamo. Sono qua sotto. Tu forse riesci a beccarli. Aspetta che non li vedo io. Eccoli, devono essere qui. Qua, sono qua. Vedi? Eccoli qua. Aspetta, aspetta, vedi? Aspetta. Così. È a terra. Ah, bel colpo. Hai preso? Zitto. Zitto e muore. Ah, c'è l'altro. Fermati. Non riesco a mirare. Aspetta. Dannazione, non riesco a mirare. Dov'è? Ecco lì. Ok. Bersaglio a terra. Ce ne sono ancora però, mi sa, eh. È probabile. A livello 6, eccolo lì. Mi sto taggando. Uno lì. Aia, mi ha preso. Uno lì. Qua è vero che bastano davvero pochi proiettili fatti fuori. Arrivo, eh. Ce ne sono tanti. Occhio che arrivano, Occhio che arrivano. Bravo. Silenzio. 25 secondi. Silenzio. Marca risorse, ok, mi piace molto. Prendi munizioni, ok, mi piace molto, ma soprattutto cos'hai trovato? Dimmi che posso guidarlo. Trattore. Dimmi che posso guidarlo. No! Non puoi guidare davvero. C'è il trattore. Calga bordo. Andiamo in trattore. Non posso salire. Ah, no. Passeggero, sì. Dietro. Che spasso. Il trattore. La missione storia che viene verso di noi. Davvero? Quello giallo. A me da rigioca. A me da rigioca. Quello che ferma il convoglio. Io non l'avevo fatta. La fai piacere per me. Ok, rigioca. È qua. Però come facciamo a fermarlo con un trattore? Cazzo, sono indietro, non so sparare in avanti. Sono dietro. Quel trattore non è una brillante. Secondo me fa anche venire fuori una roba carina. Ma come facciamo? Te sei lì che ti guardi, che guardi col drone, scusami, eh. Beh, è una scena da Benny Hill questa, però, perdona. Abbastanza. Vai. No, ce li perdiamo. Abbiamo finito qui. Possiamo ripulire il furgone. Vai. Sono nostri. Albero.
da portare alla casa da pelle. Guarda che ci spara. Furgone di rifornimenti in fuga. Ah, mica sono. Sono rimasti dietro. Vediamo un po' come si può fermare sto stronzetto. Di come? Di come, di come, aspetta. Per come ci serve, non devi farlo fuori. Che senso ci serve? Questo va bloccato. Dobbiamo rubarlo. Presi tutti, vediamo se c'è qualcosa di utile nel furgone. Grande. Uccidili, scendi. Nemico a terra. Serve il carico di quel furgone, non fatelo saltare. Che cazzo. Occhio. Mica da là. Sono dal posto di blocco. Granata, via. Stai sul furgone. No, mi hanno ucciso. Davvero? Una granata, sì. Obiettivo conquistato. Ho marcato. Andiamoci. Le risorse. Possiamo andare. Le coordinate della tua. Ah, l'hai fatta? Rebel. Sì, dove sei? Cazzo. Sono morto con una granata. Davvero? Sì, stavo salendo su. Ah, missione completata. Stavo salendo. Ascolto. Sul furgone. Uno dei miei tenenti è riuscito a sfuggirgli. Minchia. Invece di dare il mio uomo al cartello, gli abitanti l'hanno nascosto. Dai. Un vero atto di coraggio. In risposta, vedo di telare e di salvare la pelle. Al suolo tutte le case. Tutta la Bolivia ha sentito. Ok, non sono più ricercato. È solo questione di tempo. Il popolo si unisca alla nostra causa. 800 metri arrivo. Viva la rivoluzione. È un piacere aiutarvi. Ora cosa ci dite? Ho una sapiente su Mitsu. Ancora temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Sono le mie preferite. Ma i miei